che autonomia c'ha? Da un'ora a 90 minuti per le batterie. In registrazione di solito non va oltre l'ora, in produzione no, farà anche 2 ore. Poi voi farete anche il montaggio di tutte le... I titoli si mettono. Ah, i titoli. Con un foglietto sulle caratteristiche della linea, così i mezzi che la passano. Questa è una linea dove... Volendo ci sarebbe tanto da spendere per aumentare le sue potenzialità. Sì. Ma c'è traffico? Ma la Lombardia è una regione dove il fenomeno del pendolarismo è un fenomeno molto accentuato, quindi qualunque soldo si investa nel trasporto non è mai soldo perso. È che la ferrovia non può farlo citare, non può fare la parzella euro, perché sennò gli altri poi che fanno? Non è che, cioè, devono vivere tutti. Non è che... Perché qui mettendo un doppio binario, come si vede, insomma, lo spazio per l'80% del percorso c'è, cioè, mettendo il doppio binario qui si eliminerebbe il problema degli incroci, un sacco di... renderebbe molto più fluido il traffico. Di là c'è suo figlio, lei? Sì. Arrivi fino all'Ecco? No, finisco a Bergamo.
questa volta ce la prova, lo incriminiamo questo che cosa? Albano, ci fa perdere tempo ogni volta. No, no, lo incrimini perché lui ha la giustificazione. E già che non c'è appunto. Lui quando gli dà il consenso di qua deve manovrare la leva per far andare giù il passaggio a livello. Siccome il congegno come tempo è stato fatto prima che la velocità della linea fosse aumentata, non c'è il tempo materiale per fare le operazioni, perché l'impulso deve venire dato dall'uno e dall'altro. Questo è quando uno si lo fa con una certa celerità, poi dopo se uno ci perde più tempo allora... Vabbè, gli diamo solo un avviso di garanzia. No, stiamo, no. Ci stiamo accertando se tu non lavori con la velocità prevista. No. Come tu devi dire di tutto, ma quella parola avviso di garanzia è stata banalizzata talmente tanto che era una parola che nel diritto era una dolce parola. Tanto, adesso invece l'hanno banalizzata. Sì, è diventata una cosa squallida. Cioè a me fa paura. Avviso di garanzia significa che sei già colpevole. A me fa paura quando l'uomo, in generale, non nel particolare come dignità, ma in generale come struttura, fa di tutto per nascondere quello che è la verità. Quello fa paura. Ecco, e nella verità ci ho messo tutte le strutture di questo periodo. Non è l'uomo in se stesso che deve guardare l'altro uomo, l'uomo in se stesso deve guardare dentro la sua coscienza, perché se tutti ci guardiamo dentro di noi, certe cose non vengono fatte, certe cose vengono fatte perché scopiazziamo quello che fanno gli altri. Il problema è vasto e profondo. I primi avvisi di garanzia fatti come congettura di giustificare le mancanze o le strutture sbagliate li devono fare in ferrovia, ai distributori che fanno le cose in maniera sbagliata, che c'è chi guadagna e chi non guadagna, perché molte cose le abbiamo anche noi in ferrovia che non sono state, se viene Di Pietro da noi in ferrovia altri che avvisi di garanzia. No, devono fare prima un nuovo carcere, poi potrà avvenire. Tutto lei quello che ho detto. Sì, ma poi. No, perché per me non è mica. Ho detto quello che so io, Lei se vuol mandare a Di Pietro, prende il mio nome, dici questo l'ha detto il capo 3, il numero del treno, poi dopo. Poi dopo l'hanno la colpa a te, poi dopo. Lascia stare. No, io quello che dico me ne assumo le responsabilità. No, cioè, ci mancherebbe altro, mo, non mica volevo dire che tu non ti assumi le responsabilità di quel che dici. Volevo dire, ma chi te la fa fare? Lascia stare, poi ti danno la croce, lascia aperto. Sapevo che c'era la telecamera, c'era la partita, non l'ho mai visto.
vuol dire che verrà di nuovo la nebbia? Thank you.
saluto, buona Pasqua. Arrivederci, grazie Gambo. Vieni, vieni quella. Che belle che sono queste, se ne vedono poche, stanno scomparendo. Adesso van via, il giorno estivo dovrebbero andare via tutte. Vanno in demolizione? No, le cedono, mi sembra un po' vanno alle nord, non so dove, un po' vanno a Trieste, stanno cedendo un po' a tutto. Dovevano già mandarle via 2 anni. Sì, sì. Ecco, è la storia dei 626, insomma. No, ma non c'è neanche bisogno, perché mi piazzo nel punto meno sporco, poi se non c'è il sole proprio davanti non si vede niente. Sì, no, no. No, metto il fuoco più in là e allora le macchie non le rilevano. Sui 656, lingua 344. Lo metto a questa altezza, per cui pulisco solo la zona davanti all'obiettivo, non sempre più sporco.
macchina si ferma. È questa stessa macchina che torna indietro? No, ritorno ci sono 800